E adesso iniziamo la illustrazione delle attività dei laboratori accreditati alla rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Io chiederei ai colleghi di non impiegare più di 10 minuti per ogni intervento, magari 8 minuti e poi eventualmente 2 minuti per domande e chiarimenti. Mi pare che il primo sia il professor Antonelli, Centro per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse biologiche agroalimentare, Biogest Citeia. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie agli intervenuti, a chi ci ascolta in streaming. In realtà è una presentazione piuttosto lunga, cercherò di scorrerla nella maniera più veloce possibile. Il nostro centro fa parte della linea illustrata dal nostro rettore proprio nel settore agroalimentare. Siamo pienamente centrati su questa linea che a quanto pare l'Ateneo vuole sviluppare molto, è molto interessato a sviluppare, noi siamo molto contenti. Il centro nasce nel 2010 nell'ambito della rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, che è articolata in vari tecnopoli presenti un po' su tutto il territorio regionale e nel nostro Ateneo è rappresentato da quasi tutte le linee regionali. Si articola in diverse piattaforme, di cui la piattaforma agroalimentare è una, ci sono altre cinque piattaforme che servono a identificare ed accrescere le competenze di ricerca industriale, identificare gli scenari sui quali operare, cercare di andare incontro alle esigenze delle aziende e acquisire gli strumenti più opportuni per il supporto alle imprese. Insomma, si configura in tutto e per tutto ovviamente come un supporto alla terza missione dell'università, ricordando che però i centri, io penso di poter parlare anche a nome dei colleghi, i centri di ricerca espletano anche altre funzioni relative per esempio alla missione legata all'istruzione, visto che ospitano studenti per le tese, fanno i lavoro di ricerca inerente proprio a questo tipo di missione dell'università. Il nostro centro si articola in diversi gruppi di ricerca che operano sia nel settore delle tecnologie alimentari, sia nel settore della difesa e delle produzioni primarie. Vi proporrò in rapida successione una serie di diapositive che illustrano un po' le attività di questi gruppi di ricerca, partendo dalle tecnologie alimentari che fanno controllo e sicurezza e anche controllo di processo, passando attraverso un altro settore importante che è quello del packaging, dove si studiano materiali e sistemi innovativi di packaging, oppure l'impiego di sostanze naturali per aumentare la durata e la conservazione degli alimenti, utilizzandoli direttamente nell'alimento oppure nel packaging di rivestimento. Poi ancora studio delle problematiche connesse all'allevamento animale, per esempio lo stress ossidativo dei suini, ricorrendo anche in questo caso a metodi naturali da integratori da aggiungere alla dieta. Un altro aspetto importante curato dai colleghi chimici riguarda l'analisi delle qualità degli alimenti utilizzando metodologie non distruttive. Due rapidi esempi, questo è quello che si vede a luce ordinaria con l'occhio per quanto riguarda polimeri di natura diversa e questo con un'elaborazione di un'immagine iperspettrale, così come l'esempio successivo che è in grado di far vedere precocemente quello che a occhio nudo non si vede, ovvero sia un urto accidentale di un frutto. Si vede chiaramente nell'immagine di sotto a colori modificati il danno prodotto dall'urto medesimo. Altro aspetto importante è legato alla difesa non soltanto delle produzioni, ma anche delle materie, scusate, degli alimenti da parte degli insetti. Un settore piuttosto attivo. Un unico esempio che penalizza, come ha penalizzato quelli precedenti e penalizzerà quelli futuri, perché non possiamo far vedere ovviamente tutto, l'individuazione di quella che è diventata e diventerà sempre di più un'autentica minaccia per l'agricoltura, ovvero sia la comparsa sul nostro territorio regionale, poi a livello nazionale, di questa cimice di origine giapponese che
però sta provocando dei gravi danni. Ancora per quanto riguarda l'entomologia, lo studio delle interazioni tra miceti, tra alcuni tipi di funghi, parassiti, di insetti, nell'ottica di un'utilizzazione diciamo più rispettosa dell'ambiente rispetto all'impiego dei fitofarmaci. Il nostro gruppo degli agronomi e dei genetisti, che è molto impegnato nella selezione assistita mediante marcatore, un sistema che consente di fare selezione genetica con tecniche molto più veloci rispetto alla genetica classica, e poi al proprio attivo, insieme ad altri gruppi sparsi sul territorio nazionale, la creazione di nuove varietà, in questo caso due varietà di pomodoro. Se dovrebbe essere l'ultimo esempio, questo se mi ricordo bene, fisiologia vegetale, un sistema di micropropagazione in vitro che permette un tasso di moltiplicazione più che decuplicato rispetto ai sistemi tradizionali, che inoltre dà un sottoprodotto che dovrebbe essere smaltito e che invece si è dimostrato estremamente interessante proprio come integratore per la crescita delle piante. Quello che emerge e che sottolineava anche il nostro rettore all'inizio di questo incontro è una grandissima interdisciplinarità del centro, interdisciplinarità che si sta accrescendo con l'acquisizione di nuovi colleghi, di nuove figure, di nuove competenze che spaziano non soltanto in ambito scientifico, ne abbiamo bisogno con chimici, con esperti di marketing e di economia, ma va anche a colleghi di tipo di area più prettamente umanistica, per esempio competenze legali che sono importantissime nel settore dell'innovazione, oserei dire indispensabili, perché ovviamente ci dobbiamo muovere nell'alveo della legalità quando si fa ricerca e innovazione, specialmente se, come in questo caso, è applicata. Quindi stiamo avendo, e di questo siamo abbastanza contenti, delle richieste di adesione al centro, perché questo ci consente di aumentare il panorama delle competenze e delle potenzialità offerte dal centro stesso. Infatti l'interdisciplinarità è proprio importante, non soltanto in esigenza che proviene dal mondo della ricerca, ma è proprio un qualche cosa che ci deriva proprio dalle istituzioni che chiedono, a partire da Horizon 2020, poi arrivando ai bandi, alle situazioni nazionali e fino alle regionali, ci chiede questa pletora di competenze, questo carnet di competenze che va molto al di là della semplice tecnologia pura e semplice. Cosa stiamo facendo? E ovviamente stiamo facendo il PORFESR, declinato sia nella domanda che è stata illustrata prima nei suoi contorni essenziali e che scadrà il 30 di settembre, ma dietro, nascosta, oggi non mi sembra che sia venuta fuori, ce n'è un'altra che è legata al mondo industriale, alla quale noi siamo chiamati in qualche maniera a rispondere, perché è viva, siamo non portatori della proposta, ma siamo, fornitori di servizio. Questo rende la questione un po' più leggera, ma noi siamo comunque in prima linea, perché molto spesso alle aziende ci facciamo promotori di questa iniziativa regionale, proprio per cercare di sensibilizzarli e poi portare a casa la commessa. Volevo dire due parole ancora su questo PORFESR, non dal punto di vista operativo, ma dal fatto che ha avuto una gestazione estremamente lunga, nel senso che è più di un anno che se ne parla, ha avuto una serie di vicissitudini, abbiamo fatto numerosi incontri sia in Aster, ma sia anche a livello di piattaforma e anche di Ateneo, per cercare di gestire al meglio la preparazione delle domande con quei criteri che sono stati già messi in luce prima. Altre cose che abbiamo fatto, anche qui sono solo esempi come prima, abbiamo partecipato sia come coordinatori che come partner a diversi progetti europei che sono ancora sotto giudizio, non abbiamo ancora la risposta definitiva, e sempre a modo esempio abbiamo partecipato a diversi bandi nazionali e locali.
Io penso di poter concludere così, sono andato un po' di fretta, ma penso che di aver dato un quadro di quello che è il centro che dirigo. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Grazie Andrea, aspetta un attimo se c'è qualche chiarimento, qualche domanda da parte dei presenti per il settore del professor Antonelli, del centro Citeia. Pare di no. Allora, grazie. Allora, in assenza del professor Colaiani, adesso abbiamo, dopo la professoressa Rita Cucchiara, Centro Interdipartimentale di Ricerca SoftTech, ICT per le imprese. Allora, intanto scusate, buongiorno a tutti. Io ho preparato queste slide sul nostro centro SoftTech ICT e dopo ne ho alcune sul cluster, non so se mai riusciremo a parlarne, però intanto vado su questa, da questo punto di vista, su queste slide. Allora, SoftTech è un centro interdipartimentale che è nato ufficialmente nel 2011, e, diciamo sotto l'egida del FESR precedente, è nato inizialmente come costola di Intermec, poi la parte di ICT si è staccata, assieme al Dipartimento di Economia Viaggi abbiamo creato questo centro interdipartimentale. Tendenzialmente ci occupiamo di tantissimi temi che riguardano le tecnologie dell'informazione, ICT, Information and Communication Technology, in particolare con enfasi nell'ingegneria informatica e nei modelli economici di business, anche se naturalmente all'insieme, oltre a questo, c'è anche tutta la parte di telecomunicazioni, elettronica e automazione, tutto quello che ha a che vedere con l'ICT. Siamo un laboratorio accreditato della Regione Emilia-Romagna, sia nella vecchia edizione che nella nuova. Facciamo parte della piattaforma ICT e Design che io coordino dal 2008, e assieme ad altri laboratori del centro. In questo momento il centro si è molto allargato, siamo circa in 50 colleghi, docenti e ricercatori, più altro personale a tempo determinato, anche se chiaramente molti di questi diciamo, collaborano o vorrebbero collaborare, ma in realtà il nucleo di persone che lavora su questo è abbastanza limitato, cioè, giusto ho guardato che solo 17 di noi sono stati in questi anni titolari di contratti, però la cross fertilization che abbiamo, avendo persone da tanti dipartimenti diversi, non solo da questi, ma dal FIM, dai due dipartimenti di Reggio, eccetera, credo che sia estremamente interessante. Visto che prima il collega Antonelli ha parlato in generale della rete ad alta tecnologia, vi volevo solo far vedere una slide un pochino vecchia perché è dell'anno scorso, che dimostra l'attività che è stata fatta dal punto di vista economico nei vari laboratori. Noi diciamo, la piattaforma ICT Design è la blu e come vedete ha avuto un grande picco nel 2012 di finanziamento. Questo è dovuto al fatto che c'è stata una bellissima legge nazionale per la gestione della defiscalizzazione dei progetti di ricerca, in quell'anno poi purtroppo non c'è stata, visto che la cosa si è abbassata, però tendenzialmente anche se i nostri progetti sono molto piccoli, siamo, dico in generale in regione, piuttosto attive. Quelle che vedete sulla sinistra sono tutti i laboratori della piattaforma, inizialmente in alto noi cinque che siamo partiti, cioè Unimore, Unibo, Uniparma e poi Crosstech dell'Enea e Lepida, e in basso vedete tutti gli altri che pian piano si sono accreditati, tra cui anche il laboratorio CRIS di sicurezza, di cui il professor Colaiani, che come ha detto il rettore oggi non è qui, e insomma porto anche in qualche modo la sua testimonianza. Che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da questo finanziamento non grande da parte del FESR, circa 380.000 euro iniziale, però poi la possibilità di avere uno spazio nel Tecnopolo e di partecipare agli altri progetti, e poi abbiamo realizzato diversi progetti tendenzialmente di ricerca industriale che vedete ho diviso in tre grandi dimensioni: la collaborazione con le aziende che hanno partecipato a bandi nazionali e regionali che ci hanno chiesto di essere partner di questi progetti, qua ne ho citati alcuni, quelli della regione Emilia-Romagna, molti contratti diretti con le aziende che hanno chiesto una nostra consulenza, sia aziende ICT per diciamo, sviluppare nuove tecnologie, sia aziende non ICT, manifatturiere, dei servizi, per portare un po' di innovazione, e poi abbiamo lavorato assieme in alcuni progetti competitivi di ricerca industriale come i cluster, i PON o quelli della Fondazione, due ne abbiamo della Fondazione Cassa di Risparmio.
un riassunto di quello che abbiamo fatto. In questi anni alla fine abbiamo realizzato 43 progetti con piccole e medie imprese, grandi imprese, centri di ricerca, abbiamo sviluppato 5 spin-off, abbiamo avuto un brevetto, abbiamo fatto circa decisamente più di 50 pubblicazioni scientifiche che però sono nate da questi progetti, quindi in questo caso li abbiamo verificato, e circa più di 24 anni persone in ricerca. Qua vedete anche in qualche modo l'ammontare del finanziamento di quello che, avendo avuto la possibilità di avere un laboratorio regionale, ci ha permesso di avere dei progetti con le aziende. Alcuni di questi non avremmo mai potuto farle con il Dipartimento perché la Regione non permetteva di poter avere questo tipo di intervento. Brevemente, noi di che cosa ci occupiamo? Abbiamo 5 unità, come vedete 5 diciamo, temi principali. Quello di cui tendenzialmente mi occupo io e molti miei colleghi è nell'ambito dei multimedia systems. Qua vi ho mostrato alcuni temi, e visto che diciamo, ho immagini, mi occupo di analisi di immagini, queste in qualche modo ve le posso far vedere. Ci occupiamo di videosorveglianza di folle, quindi abbiamo sviluppato questi software che poi abbiamo venduto a diverse aziende, peraltro. Ci occupiamo di search engine da immagini, in questo momento su questo stiamo lavorando con la RAI, però abbiamo lavorato e con la Treccani, e quindi anche diciamo, nell'industria culturale e creativa. Stiamo lavorando dal punto di vista sociologico per l'analisi di gruppi nella folla, stiamo lavorando nei progetti di cui parlerò con i bambini. Abbiamo e stiamo lavorando molto nella visione per l'industria manifatturiera, e questo invece è quello, un progetto che è molto carino, che abbiamo fatto almeno dal punto di vista estetico sicuramente, ma anche dal punto di vista scientifico, di nuove forme di interazione con i libri digitali, che abbiamo fatto con la Franco Cosimo Panini, che poi ha iniziato una nuova linea di produzione in questo settore. Adesso stiamo lavorando con i wearable device per analisi del comportamento, e soprattutto negli ultimi 3 anni, a causa dei progetti che abbiamo col PON, ci stiamo occupando soprattutto dell'Augmented Cultural Experience. E questo che vedete sulla sinistra è un esperimento che stiamo facendo, abbiamo fatto anche ieri, diciamo in giro per Modena, con la ricostruzione 3D direttamente dalle immagini di smartphone o dalle immagini di wearable device, per capire dal punto di vista sociale che cosa fanno, diciamo, cosa fanno i turisti. Questo è un grosso progetto che abbiamo fatto con Florim per lo sviluppo, e abbiamo brevettato dei pavimenti di interazione, e che in questo momento abbiamo montato a Lecce, dove con ambito un progetto PON, dove faremo una parte di interazione con delle analisi archeologiche 3D fatte dal CNR di Lecce. Ecco, e poi insomma abbiamo anche un po' di pubblicità di Sole 24 Ore, che insomma ci fa anche piacere su questo. Dal punto di vista del software engineering, meno chiacchiere, cioè meno di immagini ma molta sostanza, perché stiamo sviluppando piattaforme ICT per aziende di tipo diverso, soprattutto in questo periodo per aziende di fashion, come vedete in questo caso. Nell'ambito dell'information systems stiamo lavorando su search engine, su testo. Cito un progetto COST di Francesco Guerra, che è molto interessante su questo, fatto in questo ambito, e Data River, che è diciamo lo spin-off di Sonia Bergamaschi. Con i colleghi di economia abbiamo iniziato a lavorare, il processo è stato lento, ma io sono sicura che adesso arriveremo nei prossimi progetti a quagliare su questo tipo di argomento, però abbiamo iniziato i primi progetti assieme. E infine abbiamo anche i colleghi del mondo elettronico digitale, che in parte collaborano direttamente nel mondo industriale, in parte da questo punto di vista invece sono più nell'ambito delle telecomunicazioni. Cito qua un progetto europeo del professor Casoni, che credo che sia iniziare. Concludo perché sì, vi volevo solo far vedere che cosa stiamo facendo nel prossimo futuro. Innanzitutto, chiaramente, il gioco di quest'anno è finalmente quello di lavorare sui progetti FESR. Dico finalmente perché da più di 2 anni che come piattaforma ci stiamo lavorando. Io ho avuto insomma un ruolo trainante nella parte dell'industria culturale e creativa, anche se avrei sperato tanto che in regione si parlasse direttamente di ICT e non soltanto dell'ICT applicata a questa. Però noi adesso stiamo preparando un progetto, siamo già abbastanza a buon punto, nell'ambito delle Human Centered Multimedia Technology per l'industria culturale creativa, lo dico in italiano,
con un po' di aziende e con i colleghi di Bologna e con i colleghi di Ferrara. E questo, diciamo, è il progetto su cui stiamo puntando, vorremmo, cioè c'è da lavorare ancora tanto da adesso a settembre, però ci stiamo lavorando da un po', ne stiamo facendo, iniziando un'altra progettazione sulla ICT for Manufacturing, che credo sia uno degli argomenti molto importanti del nostro territorio, ma volevo sottolineare gli altri bandi, perché questo secondo me sono estremamente importanti. Questo FESR, malgrado tutte le aspettative, ci porterà in Emilia Romagna soltanto 30 progetti. In tutti i temi possibili e immaginabili, quindi possiamo anche pensare quanti ne avremo a Modena o cose di questo tipo. Però ci sono tantissimi altri bandi, ci sono l'asse sul Cultural Heritage, l'asse sui laboratori urbani con il comune di Modena o col comune di Reggio e gli altri bandi che secondo me sono veramente di interesse su cui vorremmo lavorare. Vabbè, e per quel che riguarda, ultima slide, per quel che riguarda l'internazionalizzazione, ma sicuro che è molto difficile servire due padroni, cioè se si lavora per le aziende del nostro territorio, soprattutto nell'ambito dell'ICT dove le aziende sono abbastanza piccole, non è così facile lavorare anche in ambito internazionale di internazionalizzazione. Lo dico insomma personalmente, l'ultimo progetto europeo che ho coordinato è stato fino al giorno prima che sono diventata direttore di questo centro, faccio fatica a fare entrambe le cose, però ci si può lavorare. Abbiamo provato 4 progetti in questi ambiti, che adesso 3 di questi sono ancora in fase di valutazione, speriamo bene almeno uno di questi, e stiamo preparando un COST nuovo con la Spagna e con l'Irlanda, e poi diciamo contribuiamo alla piattaforma su New European Media per i bandi ICT che ci saranno dal 2016, che adesso è uscito il primo draft e su cui secondo me noi dovremmo assolutamente concentrarci. Ho finito così, grazie. Bene. Sono domande? Chiarimenti, prego. Nei progetti dove fate il monitoraggio e il comportamento ci sono problemi legati alla privacy? Moltissimi. E come li affrontate? No, allora, in generale, io lavoro da tanto tempo nella videosorveglianza, i problemi di etica e di privacy sono estremamente importanti, soprattutto perché in Italia anche la normativa è particolarmente stringente. Non me ne occupo io perché io mi occupo di aspetto tecnico, ma di solito collaboriamo con chi se ne occupa. Come la tecnologia RFID? Sì. Io non sono un ingegnere, va bene lo stesso. Il vantaggio è che in qualche maniera li anonimizza, cioè evitava. È verissimo, come l'RFID ci sono moltissimi sensori diversi, naturalmente hanno un contenuto informativo minore di altri, però noi lavoriamo anche con gli RFID, moltissimo, adesso non so se l'ho citato in uno dei progetti. Per un'applicazione mercato. Assolutamente. Molte aziende del nostro territorio lavorano nei sistemi RFID ed effettivamente è un tema, magari dopo ne parliamo, non so se è il caso di parlarne assieme, però credo che sia molto interessante. Altre domande? Grazie Rita. Michele De Luca, Centro Interdipartimentale di Medicina Rigenerativa e Cellule Staminali. Di essere breve, anche perché sulle attività del CMR e il CISTEM abbiamo già parlato a lungo qualche mese fa, abbiamo fatto una giornata intera su quello che erano le attività del centro di cellule staminali, per cui su questo non mi ripeto, non ho neanche diapositive, solo qualche numero di sintesi. Io vi ricordo che il CMR è praticamente nato alla fine del 2008, per cui la rete alta tecnologia, quindi con i tecnopoli, ha avuto un ruolo fondamentale, essenziale nel favorire l'iniziale sviluppo, perlomeno, del centro di medicina rigenerativa, che all'epoca della inaugurazione contava 3 persone, adesso siamo vicini ai 100, siamo circa 95 persone, delle quali grosso modo la metà, quindi una 45-50, sono ricercatori a vario titolo. Di ruolo no, di ruolo pochi, molto pochi, 4 di ruolo,
Il rettore mi sente bene? Sì, sì, ti ascolto, non ti guardo, ma ti ascolto, stai tranquillo. E quindi la maggior parte sono dottorandi, ricercatori, postdoc, studenti, eccetera. Ma siamo circa un 45. Poi vi ricordo che dentro il CMR, e parte anche del CITSTEM, c'è lo spin-off Holostem Terapie Avanzate, che lo sostiene praticamente il CMR, coprendo più del 60% dei costi vivi del centro di medicina generativa, che vi ricordo è molto costoso per il fatto che ha una struttura GMP piuttosto grande per poter fare le terapie avanzate. Nel corso di questi anni abbiamo fatto, per quanto riguarda la ricerca, sia come ricerca di base come ricerca clinica applicativa, abbiamo fatto come ricerca di base, vado a mente, una sessantina di pubblicazioni per un impact factor complessivo di circa 600, per cui l'impact factor medio della pubblicazione è 10.1, che come qualità è, considerando che è un valore medio, è credo abbastanza elevato. Come gruppi di ricerca ce ne sono 4 dentro CMR, abbiamo il gruppo di terapia cellulare, di cui segue personalmente le attività Graziella Pellegrini, il gruppo di terapia genica che seguo personalmente io, Rossella Manfredini che si occupa sostanzialmente di genomica e trascrittomica, soprattutto per quanto riguarda cellule staminali emopoietiche, cellule staminali del cancro, di leucemie e anche dell'epiteliario, ovviamente con noi in collaborazione, e Alessandra Recchia che si occupa di genetica e di modificazione genetica in generale. Quanto riguarda invece la parte più traslazionale delle attività che noi facciamo, questo è fatto ovviamente per forza di cose, questo è anche dovuto alla regolamentazione, in stretta collaborazione con Holostem. Diciamo che forse il risultato più eclatante in questi anni, lo avete sentito nei miei discorsi, è stata l'approvazione, la registrazione e l'approvazione formale da parte dell'EMA a Londra della coltura di cellule corneali come prima terapia formalmente approvata e formalmente a base di cellule staminali, che ci crediate o no, nel mondo occidentale, cioè è il primo farmaco che sia formalmente provato essere a base di staminali che è stato registrato, perlomeno nel mondo regolamentato, nel mondo in cui ci sono le regole, no? L'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia e quant'altro. In questo momento stiamo sviluppando ovviamente dei nuovi progetti di ricerca che hanno sia una forte componente di ricerca di base, sempre, senza la quale la medicina generativa bene non si può fare, ma hanno ovviamente l'obiettivo di avere prodotti di tipo terapeutico, no? Sempre con le cellule staminali, anche attraverso diverse collaborazioni. Stiamo lavorando per esempio sulla ricostruzione dell'epitelio uretrale in collaborazione con Bianchi, col Policlinico, in collaborazione con Fabio Piscarini per quanto riguarda i biomateriali che servono per fare gli scaffold essenzialmente per l'uretra, ma anche sulla mucosa del cavo orale, sulla mucosa congiuntivale. Il progetto seguo direttamente, personalmente io, in collaborazione con tutti, perché il gruppo di ricerca è sostanzialmente lavora assieme lì al CMR, è quello che riguarda il prossimo step che vogliamo sviluppare dal punto di vista quello forse più vicino alla clinica, che è quello dell'epidermolisi bullosa, malattia devastante genetica della pelle. Abbiamo già fatto 3 OMPD, significa 3 Orphan Medicinal Product Designation, quindi è stato riconosciuto, sono stati 3 prodotti che sono lembi di epidemide geneticamente modificata con 3 geni diversi, quella per il collageno 7, per il collageno 17 e per la lamina 5, che l'EMA ha approvato come farmaci orfani. Abbiamo ripreso la sperimentazione clinica di fase 1 che si era dovuta sospendere per costruire il CMR e la GMP. Abbiamo iniziato una sperimentazione clinica in collaborazione con l'Austria, quindi con la clinica dermatologica e la IB House di Salisburgo. Abbiamo già fatto un paziente che adesso ha qualche mese di follow up ed è stato un successo esattamente come il primo, ed sarà a breve in fase di pubblicazione.
ma soprattutto stiamo cercando adesso di chiedere delle sperimentazioni cliniche, stiamo già preparando i documenti e abbiamo l'idea di presentare tutti i documenti sia in Italia che in Austria per la forma più grave dell'epidemolisi bullosa, che è la forma distrofica, cioè quella con il collageno 7. Abbiamo già fatto tutti quanti i reagenti in GMP in questo anno e mezzo, abbiamo quindi i documenti pronti per richiedere l'autorizzazione a sperimentazioni cliniche di fase 1-2 che verranno chieste in Italia e in Austria. Nell'ambito di questo vogliamo anche sviluppare in collaborazione con la dermatologia del Policlinico, Gianni Pellacani, con Enrico Tagliafico, quindi col CGR, quindi col Centro Interdipartimentale di Genomica, anche una piattaforma di diagnostica molecolare rapida basata sulla Next Generation Sequencing, per fare in modo da dare a questi bambini anche la possibilità di una diagnosi molecolare rapida, che in questo momento non c'è, semplicemente per la diagnosi attualmente entrano in un calvario che dura circa un anno. Dico solo due cose molto rapide riguardo due cose che avevi detto sulla partecipazione al network, che sono cose che non abbiamo avuto tempo di sviluppare nel scorso incontro che abbiamo fatto sulle staminali. Noi siamo parte dell'IATRIS, che è l'Italian Advanced Translational Research Infrastructure, un'infrastruttura nazionale di medicina rigenerativa e traslazionale proposta dall'Istituto Superiore di Sanità e l'Università di Modena e Reggio, attraverso il Centro di Medicina Rigenerativa, è l'unico ateneo che partecipa a questa infrastruttura, che ha proprio come obiettivo lo sviluppo della medicina rigenerativa a base di cellule staminali come uno dei quattro argomenti che sviluppano. Non è soltanto la medicina rigenerativa, sono quattro argomenti, ma l'Unimore fa parte dell'IATRIS, che a sua volta è parte di un altro network al quale ovviamente partecipiamo, che è l'EATRIS, che è la infrastruttura europea di medicina traslazionale, che è stata istituita in questi anni e che si sta sviluppando, come siamo parte anche dell'Eurostem Cell, che tra l'altro nell'ambito di Horizon 2020 è stato uno dei progetti di terza missione che è stato approvato e quindi finanziato, e superato le famose due fasi, che ha più a che fare in realtà con la terza missione che con la ricerca. Per quanto riguarda invece i progetti FP7, ne abbiamo alcuni che sono in fase di conclusione. Abbiamo fatto 8.500 domande per gli Horizon 2020, abbiamo avuto 8.500 rifiuti, perché la percentuale di passaggio di questi progetti è altissima, di rifiuto di questi progetti è altissima, come stavamo dicendo, si attende solo al 3%. Però ne abbiamo ancora 2, 3, 4 credo, che sono in fase di valutazione, in uno dei quali siamo coordinatori come CMR, in particolare Graziella Pellegrini, che ha superato la prima fase, entrerà nella seconda, quindi secondo me avrà un buon 3% di possibilità di passare. Ho ancora 20 minuti. No, due minuti. Due minuti. No, volevo semplicemente dire una cosa, sempre riguardo, su questo devo tenere un paio di appunti però, che riguarda invece, cioè ci metto due minuti, i cluster. Noi facciamo parte anche del cluster IRMI, il cluster di medicina rigenerativa. Io non so quanti di voi sanno cosa sono i cluster, ma sono nati nel 2012 da una esigenza della comunità europea, che ha deciso che si devono colmare le distanze fra imprese e accademia, e quindi ha proposto queste aggregazioni che si chiamano cluster. Noi avevamo bisogno dei cluster come l'Aster, il Blockbuster, come tutta una serie di altre cose che ci fanno fare un sacco di carta e ci fanno lavorare poco. Però bisogna partecipare ai cluster, e i cluster sono fatti sostanzialmente da enti pubblici, quindi c'è nel caso specifico, che ne so, la regione, da enti di ricerca, quindi nel caso specifico il centro di medicina rigenerativa, da industrie che sono grandi e piccole, e da enti rappresentativi tipo l'Istituto Superiore di Sanità, Confindustria, CNR. Noi facciamo parte del cluster Alisei, che ha quattro linee di ricerca, uno dei quali è l'IRMI, che si occupa appunto di medicina rigenerativa, del quale facciamo parte noi. E sono strutture molto grosse, che ricevono un sacco
milioni di finanziamento, però partecipano a questi cluster molte, molte istituzioni e molte regioni. Perché è importante? Perché lo scopo è quello di favorire la collaborazione pubblico-privato e quindi anche di individuare tematiche strategiche di sviluppo, tant'è vero che stavo parlando con Pier Maria Fornasari proprio ieri, che probabilmente le tematiche che vengono prese nel PNR fanno proprio riferimento alle tematiche dei cluster nazionali. È una cosa da tenere abbastanza d'occhio questa qui dei cluster, perché io non so se è vero o no, però mi risulta che la ricerca industriale MIUR, che si baserà su questi cluster, dovrebbe mettere a disposizione 400 milioni di euro per lo sviluppo di queste ricerche. Credo di, sì, di aver fatto abbastanza. Grazie Michele, naturalmente noi avevamo previsto una sessione per i cluster, alla fine, ma io sono anarchico, lo sai. Sì, lo so che sei anarchico, però l'anarchia va anche controllata ogni tanto e quindi avevamo previsto una sessione, diciamo, successiva per i cluster. Comunque grazie per il tuo contributo, devo dire che effettivamente la tendenza a privilegiare ancora i cluster ci sarà, anche ricordo ovviamente lo sforzo del ministro Profumo nel lanciare i cluster nazionali, mi pare di capire che si respira un'aria analoga, sempre finalizzata ad avere un certo numero rilevante di ricercatori su tematiche di grande respiro che possano poi effettivamente produrre risultati importanti, diciamo, su quegli argomenti che sono particolarmente attuali, di interesse attuale. Io pregherei tutti i relatori comunque di insistere molto sulla tipologia di ricerche che stanno organizzando, soprattutto in ambito bando regionale, in maniera tale da dare la possibilità ai colleghi di entrare nello spirito della ricerca, dell'iniziativa, per comprendere se possono effettivamente con le loro competenze essere utili e partecipare. Grazie Michele, ci sono chiarimenti sulla relazione del professor De Luca, domande, interventi, curiosità? Pare di no, grazie. Allora adesso c'è il professor Tiziano Manfredini, che è il direttore del Centro per la Ricerca Applicata e i Servizi nel settore della meccanica avanzata e della motoristica, Centro Intermec. Grazie Tiziano. Buongiorno a tutti. Intermec More, un argomento che il magnifico rettore conosce molto bene, perché io credo che sia necessario che io esordisca dicendo che è il centro che è stato costituito, voluto fondamentalmente dal magnifico rettore. Io ho l'onere e onore evidentemente di proseguire su questo tipo di incarico nella direzione. Chi è Intermec More? Allora, la mia presentazione sarà molto rapida, cercherò di identificare degli elementi salienti del laboratorio facendo alcune considerazioni generali che sono state anche riprese dai relatori che mi hanno preceduto. Intermec More è il centro interdipartimentale per la meccanica avanzata e la motoristica, quindi un centro che si occupa fondamentalmente a 360 gradi di tutto ciò che è meccanica e motoristica e quindi fitta e si colloca molto bene in quella che è la realtà territoriale della nostra regione, che ha una vocazione prevalentemente di tipo meccanico, non soltanto di tipo meccanico, ma in modo molto importante di tipo meccanico. Intermec More offre alle imprese servizi specialistici di ricerca industriale sul tema della progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi industriali nell'ambito della meccanica. Quindi ci sono delle parole chiave che sono ricerca industriale e servizio. Questi, secondo me, sono i due elementi identificativi di Intermec More. Identificare un settore di intervento che è la meccanica a 360 gradi, perché meccanica non vuol dire soltanto, scusate, io sono un chimico, nella mia vecchia versione della meccanica c'era il bullone, la vite e il tecnigrafo. Ecco, questa visione della meccanica evidentemente si è evidentemente evoluta. Meccanica al giorno d'oggi vuol dire tante altre cose, vuol dire anche queste cose riviste, viste una chiave evidentemente moderna di progettazione, vuol dire automazione, vuol dire materiali, vuol dire superfici, vuol dire energetico, vuol dire green manufacturing, vuol dire tante cose, vuol dire settori applicativi che non sono soltanto il settore automobilistico. Questo è un po' l'inquadramento generale del settore della meccanica avanzata nel terzo millennio. Processi industriali, trasferimento tecnologico, ricerca applicata, sono gli elementi che contraddistinguono fondamentalmente l'attività del centro Intermec More. Di cosa si occupa nello specifico? Molto, molto schematicamente, creazione di reti di ricerca industriale, quindi c'è l'aspetto accademico della ricerca che è fondamentale,
ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico con imprese, servizi alle imprese, quindi c'è la terza missione e c'è anche la parte formativa, che è uno degli altri tre momenti, elementi molto importanti di un mondo accademico. La formazione, che spesso e volentieri attraverso i centri, in particolare Intermec, non viene condotta in modo tradizionale, cioè dimentichiamoci la lezione frontale, ma ci sono le tesi, c'è il sostegno all'attività dei dottorati, ci sono gli spin-off che sono molto importanti nell'ambito della formazione di un futuro operatore di un settore industriale. Intermec conta, all'atto del rinnovo dell'accreditamento, contava 215 afferenti, dei quali almeno la metà sono personale universitario strutturato, il resto sono evidentemente co-co-co, assegnisti e personale preso specificatamente per le attività del centro. All'atto dell'accreditamento, non è una frase secondo me banale, perché? Perché Intermec è un centro accreditato della rete regionale dell'alta tecnologia, è inserito nella piattaforma materiali e costruzioni e vorrei sottolineare questa parola accreditamento, alla quale si è fatto riferimento anche stamattina, il professor Fantini faceva riferimento all'accreditamento. L'accreditamento diventerà uno degli strumenti importanti per poter entrare in tutta una serie di percorsi di finanziamento che vengono messi a punto non soltanto dalla Regione Emilia Romagna, ma vengono messi a punto anche da altri organismi, ed è giusto che questo accreditamento ci sia. Perché? Perché noi universitari, il collega De Luca diceva, siamo anarchici, siamo fortemente anarchici, cioè tendiamo molto a ragionare, a sentirci liberi. Ecco, al giorno d'oggi la ricerca va condotta all'interno di certi canoni. Perché? Perché evidentemente questi canoni sono quelli che contraddistinguono anche la tipologia di rapporto che si può avere con un committente. Accreditamento, a questo punto è un'assemblea, quindi dobbiamo mettere tutti gli elementi, c'è anche l'aspetto un po' negativo dell'accreditamento, ci costringe a fare tutta una serie di operazioni per le quali noi universitari non siamo, diciamo, molto portati, spesso e volentieri. C'è bisogno di risorse, c'è bisogno di persone che ci seguono in queste cose, quindi questi centri che stanno perseguendo i loro obiettivi attraverso l'accreditamento spesso e volentieri hanno bisogno di un sostegno che è un sostegno non convenzionale al proprio tipo di attività. Noi siamo abituati ai dipartimenti che fanno certe attività, i centri fanno le stesse attività ma fondamentalmente hanno anche altre tipologie di attività che li fanno rientrare in uno scenario più ampio. È un centro interdipartimentale. Questo vuol dire che raccoglie delle competenze di vari dipartimenti. Sappiamo tutti la diatriba che c'è centro-dipartimento. I centri interdipartimentali hanno la loro ragione di esistere perché sono in grado di collegare, raccogliere competenze che sono di vari dipartimenti. Nello specifico Intermec è un centro interdipartimentale che raccoglie competenze di tre dipartimenti universitari, che sono il Dipartimento di Fisica, Matematica e Informatica, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria di Reggio Emilia. Tre dipartimenti che in realtà alcuni anni fa erano di più, perché il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari attualmente raccoglie le competenze dei settori dell'informatica, dei settori della meccanica e dei settori dei materiali, tutti i settori che hanno la loro importanza nell'ambito dello sviluppo delle attività di Intermec. Il centro è organizzato attraverso i gruppi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, GRIT. Sono tanti, forse non sono troppi, noi siamo in 215, vi ho detto. Noi siamo suddivisi in un numero di GRIT, ovvero gruppi di ricerca che si occupano di tematiche specifiche, diversificate fra loro, che fanno tutte parte dell'ambito della meccanica, e questi gruppi sono oltre 20. Il nostro DNA, ovvero il nostro core business, fondamentalmente dal mio punto di vista è riconducibile a tre tipologie di attività, che sono la meccanica avanzata, dove per meccanica avanzata intendiamo tutti quelli che sono gli aspetti di progettazione assistita, di robotica, di eccetera eccetera, tutto ciò che, scusatemi la mia volgarità, non è vite, chiave, bullone e progettazione tradizionale. Seconda anima è la motoristica, Modena soprattutto è terra di motori, credo che ci sia una ragione per la quale questo centro Intermec si è collocato in quest'area territoriale, perché evidentemente i laboratori interdipartimentali che fanno riferimento anche ai tecnopoli evidentemente si devono identificare bene con certe realtà territoriali che sono quelle che li contraddistinguono e che li contraddistingueranno sempre di più nel futuro e per le quali verranno finanziati.
tanto per essere chiari, motoristica, e poi abbiamo tutto ciò che è materiali innovativi, energetica, ambiente. Ci sono tutti quegli aspetti più collaterali, ma non per questo marginali, per quanto riguarda l'attività della meccanica. Poi alla fine abbiamo la quarta anima, che è quella della meccatronica, la definisco in questo modo, che ha una sua localizzazione geografica prevalente in una certa realtà territoriale, che però anche questo è estremamente importante per, nell'ambito delle meccaniche. Quindi motori, quindi meccanica avanzata, quindi materiali, energetica, trattamenti, eccetera, e poi motoristica. Alcuni esempi di attività che ci hanno contraddistinto nel passato: un'intensa partecipazione, questa è la conclusione, a progetti di internazionalizzazione, quindi a progetti internazionali, progetti Horizon 2020, progetti internazionali, eccetera, proprio perché io credo che questa identità del laboratorio sia un'identità che può trovare ambiti di collocazione internazionale molto significativi. Alcuni esempi di progetti, qualcuno dei quali verrà descritto anche meglio successivamente. Tre slide che vogliono soltanto inquadrare dal punto di vista visivo quelle che sono le attività. Potremmo parlare di Intermec, potremmo stare qui delle giornate. Fondamentalmente questa si riferisce a una struttura che è stata realizzata all'interno del Tecnopolo Modenese, che è una camera di simulazione per quanto riguarda la parte meccanica, che consente di simulare operazioni, trasferimenti, movimentazioni, tutto ciò che riguarda la meccanica. Ecco, un altro aspetto estremamente importante, abbiamo detto, sono tutte quelle tematiche che non sono prettamente di tipo meccanico tradizionale, che nell'opinione pubblica non sarebbero meccanica, ma sono meccaniche, che sono i ricoprimenti, i rivestimenti, la lubrificazione, cioè tutte quelle cose, tutti quegli interventi che sono di completamento, miglioramento e integrazione nell'ambito della meccanica. Questi sono alcuni esempi di cose che sono state realizzate, che riguardano rivestimenti antiusura, sostituzione di elementi tradizionali di protezione dalla corrosione, lubrificazione non convenzionale, eccetera, eccetera. Alcuni numeri: il laboratorio, come vi dicevo, è numeroso ed è fortemente collocato in ambito di ricerca industriale e trasferimento tecnologico. Le collaborazioni sono, a parte le collaborazioni istituzionali, finanziamenti che vengono dalla Regione Emilia-Romagna, collaborazioni con imprese o con gruppi di imprese che comportano anche dei finanziamenti significativi, senza che si perda l'identità culturale. Io credo che un centro interdipartimentale fondamentalmente non debba perdere la propria identità culturale legata alla presenza dei ricercatori. Cosa stiamo facendo? Ovviamente abbiamo parlato tutti dei bandi PORFES, tutti siamo impegnati nei bandi PORFES. Ecco, vi ricordo che i bandi PORFES non sono la manna, ma sono uno strumento che consente anche ai laboratori interdipartimentali, condizione necessaria di partecipazione in maniera di soggetto prevalente al PORFES, non soltanto di mantenersi, ma anche di proseguire la propria attività. Noi ci stiamo nello specifico preparando alcuni progetti, proprio per lanciare un flash ai colleghi che volessero eventualmente partecipare a questi progetti, che devono essere però necessariamente progetti che si identificano col DNA del laboratorio. Questa è una condizione che è stata imposta dalla Regione. Presentate progetti che illustrino il vostro DNA. Motori, meccanica avanzata e meccatronica. Ecco, noi stiamo sviluppando tre tipi di progetti di questo tipo, prevalentemente, dopodiché parteciperemo anche a progetti, adesso non voglio entrare nel dettaglio presentato dalla dottoressa Rebecchi, stiamo partecipando anche a progetti PORFES gestiti da altri laboratori con i quali stiamo creando una rete, però fondamentalmente le tematiche sono queste. Ho finito, grazie. Grazie Tiziano, ci sono domande, curiosità? Nessuna? Grazie Tiziano. Bianca Rimini, direttore del centro Enetec di Reggio Emilia. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Cercherò di segnalare alcuni elementi caratteristici del centro interdipartimentale di cui sono direttore da poco più di un paio d'anni. E molte cose sono già state dette dai colleghi che mi hanno preceduto. Il centro è un centro interdipartimentale che è inserito nella rete dell'alta tecnologia dell'Emilia Romagna, nasce nel 2010 e appartiene alla piattaforma costruzioni
e alla piattaforma Energia Ambiente, per cui abbiamo ottenuto l'accreditamento e attualmente abbiamo ottenuto anche il rinnovo dell'accreditamento, e quindi le nostre attività sono sostanzialmente, fanno sostanzialmente riferimento appunto a questi ambiti, quindi costruzioni, energia e ambiente. Poi abbiamo anche l'ICT, che notoriamente è un tema molto trasversale, per cui abbiamo alcune competenze presenti nel nostro laboratorio che si occupano di tematiche legate all'ICT. Il centro è promosso dal Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e dal Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica, ha sede a Reggio Emilia e ha attualmente alcune attività sono ospitate presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, che è stato inaugurato un anno e mezzo fa ed è diventato operativo qualche mese fa. Si articola in 12 gruppi di ricerca per il trasferimento tecnologico orientate a 3 obiettivi realizzativi. Responsabile scientifico è il collega Enrico Radi e attualmente complessivamente, considerando personale strutturato, personale a termine, quali assegnisti di ricerca, collaboratori coordinati continuativi e così via, ha più di una intorno a una settantina di persone. All'atto, come diceva il collega Manfredini, dell'accreditamento, del rinnovo dell'accreditamento che è stato effettuato quest'inverno, quindi abbiamo fatto un monitoraggio preciso sia sul personale che sulle attività. Queste sono le macro aree di ricerca che vengono sviluppate all'interno del centro interdipartimentale. Sono sostanzialmente 3, quindi quei 12 gruppi di ricerca che citavo prima operano nell'ambito di queste 3 macro aree. La prima riguarda tecniche e metodologie per la valutazione delle proprietà termofisiche, chimico-fisiche e strutturali dei materiali e dei componenti edilizi. La seconda riguarda invece piattaforme di home building automation, sistemi per illuminazione ad alta efficienza energetica. E la terza riguarda lo sviluppo di prototipi tecnico-sperimentali per la conversione efficiente dell'energia negli edifici, con particolare attenzione all'ambito fotovoltaico di terza generazione, eolico, rigenerazione, cogenerazione a combustibile metallico. Quindi, come vedete, sono tutte aree e obiettivi realizzativi che sono molto interdisciplinari. Il collega Antonelli all'inizio parlava di interdisciplinarità, e una caratteristica delle attività presenti nel centro interdipartimentale è appunto questa, cioè la necessità di avere complementarietà fra le competenze presenti in modo da sviluppare dei processi complessi. Rapidamente posso andarvi a fare una panoramica di quelli che sono i temi specifici che sono sviluppati dai singoli gruppi di ricerca, ma lo faccio proprio leggendo solo i titoli in modo da lanciare a tutti i presenti, in particolare a quelli che non conoscono nel dettaglio le attività del centro Enetech, quelle che sono le attività sviluppate, in modo da individuare possibilità di collaborazione, sempre nell'ottica che indicava il rettore prima, di rendere più la collaborazione la più elevata possibile, anche con alcune anime tipo il settore giuridico piuttosto che non il settore legato anche a aree umanistiche, perché c'è tutto il problema legato al comportamento che può avere una importanza anche strategica se si va avanti nella collaborazione. Quindi la prima attività qui citata
Qui ho indicato il responsabile dell'attività, che è il collega Antonio Dumas, sviluppa strumenti, modelli, metodologie e materiali per il risparmio energetico nelle costruzioni. Qui sono elencate nel dettaglio le diverse attività. Sempre nell'ambito della prima macro area di ricerca, quindi primo obiettivo realizzativo, abbiamo anche il collega Enrico Radi, che si occupa di ordinario di scienza delle costruzioni, quindi abbiamo attività sperimentale di ricerca nel settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere, in particolare si è occupato di malte, conglomerati cementizi, fibro rinforzati. Segnalo che su questo tema, qui ho scritto 2015, in realtà nel 2014 è stato ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Altro tema di ricerca è quello sviluppato dalla collega Anna Maria Ferrari, che si occupa di analisi di ciclo di vita dei materiali, tematica molto trasversale, perché le ricadute ambientali dei diversi processi produttivi hanno un'importanza fondamentale. Il collega Mauro Dell'Amico si occupa di ottimizzazione e supporto alle decisioni. Cito in questo caso un finanziamento ottenuto poche settimane fa, di cui abbiamo avuto notizie poche settimane fa, nell'ambito del programma Horizon 2020, grazie al progetto SACES, un nome che è una garanzia, il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l'Istituto per i Trasporti e la Logistica, la Regione Emilia-Romagna, la cooperativa Costruzioni Muratori Braccianti, e appunto è il primo progetto che nell'ambito dei contributi che la Regione Emilia-Romagna aveva messo a disposizione dei centri interdipartimentali per gli studi di fattibilità, è stato il primo progetto che ha avuto un successo, come dice la parola, il nome, l'acronimo. Questa è l'attività invece svolta da me. Io sono docente di impianti industriali meccanici, quindi mi occupo di ottimizzazione energetica di impianti industriali nell'ambito del centro interdipartimentale Enetec, quindi tutte le modalità, i sistemi per rendere più efficienti i processi produttivi, minimizzare i consumi energetici. Secondo obiettivo realizzativo riguarda invece specificatamente la domotica e l'illuminazione. In questo caso sono messe in gioco le competenze informatiche del collega Franco Zambonelli, il collega Giovanni Verzellesi, professore di elettronica, si occupa di LED, quindi misure per la qualificazione, selezione e benchmarking di LED, misure di riflettanza superficiale, misure di radianza e servizi di ingegneria per lo sviluppo di prodotto. E nell'ambito del centro interdipartimentale sono state acquisite quelle apparecchiature che sono state inserite nel Tecnopolo di Reggio Emilia, e speriamo che scominci a svolgere effettivamente attività di servizio. Ultimo obiettivo realizzativo riguarda la conversione efficiente dell'energia. Qui abbiamo la presenza di Emilio Lorenzani, che si occupa di azionamenti elettrici, quindi si occupa di celle fotovoltaiche, sviluppo di cogeneratori basati su tecnologie a ciclo chiuso di combustibile comburente. Accanto a questo abbiamo appunto convertitori statici da fonti rinnovabili, sempre attività del collega Lorenzani. E infine abbiamo Massimo Milani, in questo caso ho portato l'esempio di un impianto di cogenerazione da
combustione di alluminio in H2O, progetto che sta sviluppando da qualche anno e che costituisce uno degli elementi più di punta, diciamo, dell'attività del collega Milani nell'ambito di Enetech. Quindi, ultimo, Stefano Sicini si occupa di celle solari tandem alle nanoparticelle, qui è presentato un progetto europeo nell'ambito del quale è stato ottenuto un finanziamento e quindi con questo diciamo, concludo la panoramica sulle diverse attività. Sostanzialmente, cosa stiamo facendo adesso e cosa faremo per il futuro? Stiamo muovendoci per ottenere dei finanziamenti in modo tale che il nostro laboratorio possa essere in grado, non so quando, ma spero non troppo in là nel tempo, di muoversi con le sue gambe. Quindi cercare finanziamenti nell'ambito dei progetti europei, il PORFESR, sia questo bando di cui si è parlato specificatamente oggi, sia quello rivolto alle aziende, è un esempio. Progetti Horizon 2020 sono un altro esempio. Attività collaborative con le imprese, quindi attività anche di servizio, sono la terza via di finanziamento e coglieremo l'occasione anche per partecipare a bandi di fondazioni che si debbano presentare. Colgo l'occasione per chiedere a tutti quelli che magari non ci conoscono, perché siamo un centro interdipartimentale relativamente giovane, perché siamo a Reggio Emilia, perché inizialmente era abbastanza limitato anche come partecipazione. Siamo però uno attualmente dei 5 laboratori accreditati della piattaforma costruzioni e diciamo, facente parte del steering committee della piattaforma costruzioni, quindi ritengo che ci possano essere possibilità di collaborazione molto ampie con tutto l'Ateneo e anche con le sedi vicine. Quindi vi invito tutti, se da questa presentazione vi vengono delle idee di collaborazione, di segnalarmene, perché penso che l'obiettivo dell'incontro di oggi fosse sostanzialmente questo. Grazie, grazie Bianca per il tuo intervento. Per il chiaro messaggio che lanci di appunto avere collaborazione e interesse per le attività che avete in itinere. Ci sono chiarimenti, domande? Nessuna? Allora, professor Tagliafico. Professor Tagliafico è il direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche. Eccomi qua, grazie. Grazie mille dell'opportunità, grazie ai presenti, a quelli che ci seguono in streaming. È veramente un grosso piacere parlare oggi del Centro di Ricerche Genomiche, anche perché probabilmente molti di voi è la prima volta che sentono parlare di questo centro. Questo è il nostro banner che è presente sul nostro sito, che ci portiamo appresso nelle fiere, il nostro slogan: chiedi al tuo genoma, perché noi studiamo le basi della tua vita, perché nel genoma c'è praticamente la base di tutto quello che siamo. Brevemente vi faccio vedere i milestone del centro. Il centro è stato istituito con decreto rettorale il 26/11 del 2008, quindi alla fine del 2008. E noi per politiche di Ateneo di quell'epoca non facemmo parte dei tecnopoli, quindi non fummo finanziati dai vecchi progetti di ricerca industriale dei tecnopoli. Non ci siamo per questo diciamo persi d'animo. E nel 2011 abbiamo cominciato a lavorare all'accreditamento istituzionale, quindi
Quindi abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per far parte della rete alta tecnologia, pur non essendo tecnopoli, quindi pur non avendo avuto i finanziamenti. Abbiamo creato 3 unità operative oggetto di accreditamento, quindi che fornivano servizi, un core lab di genomica che ha sede in via Campi, altri 2 laboratori che avevano un orientamento più clinico, che erano LabGen ed Endolab. LabGen lavorava principalmente sulla diagnostica del cancro e delle malattie metaboliche, mentre Endolab è un laboratorio che si occupa prevalentemente di malattie endocrinologiche e che è guidato dalla professoressa Simoni. Dopo tutto questo lavoro, che è stato veramente vi confesso molto 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 grosso, per l'accreditamento, anche perché noi l'abbiamo preso in maniera molto seria e cercando di essere compliant anche a cose che non c'erano richieste, quindi abbiamo preso la normativa ISO per come riferimento all'accreditamento. Quindi siamo stati accreditati nel giugno del 2012 e come ultimo milestone abbiamo riarrangiato un attimo le unità operative nell'ultimo anno, a seguito di una ristrutturazione, di 2 ristrutturazioni, uno all'interno del Dipartimento di Scienze della Vita, grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa del Risparmio di Carpi, e abbiamo unito il Core Lab di Genomica e LabGen, creando una nuova unità operativa che si chiama Genomics for Industry and Clinics, che è dedicata essenzialmente alla ricerca industriale e clinica sulla genomica, ed Endolab che continua a lavorare su problematiche endocrinologiche e che adesso sta nel nuovo laboratorio universitario di Baggiovara. E quindi noi sostanzialmente abbiamo 2 anime, un'anima che fa principalmente ricerca. Ci sono dei gruppi di ricerca in queste tematiche che vedete qui, cioè medicina genomica, bioinformatica, genomica di base, quindi più biologica, genomica legata all'agricoltura e alla microbiologia. E un'altra anima, che sono quella dei servizi, che è la nostra attività oggetto di accreditamento, che è appunto la vendita in collaborazione con imprese, ma soprattutto ad aziende sanitarie, il nostro servizio di analisi genomiche. Attualmente noi siamo i fornitori dell'azienda Policlinico di tutta la parte di genomica massiva per la diagnosi di malattie genetiche e di genetica oncologica. Quello che vedete a destra è più o meno l'organigramma di come è organizzato il centro. Ovviamente c'è il consiglio del centro con il direttore che guida tutte le politiche del centro, c'è un comitato tecnico scientifico, un ufficio marketing e commerciale che guida tutte le attività regionali di marketing, un importantissimo ufficio di assicurazione della qualità che ci ha aiutato a fare tutta la parte di accreditamento e che dall'anno prossimo spero ci guiderà a chiedere una certificazione ISO. Per quanto riguarda le attività oggetto di accreditamento, ci sono ovviamente i responsabili di unità operativa con le due unità operative.
Volevo dunque adesso qui non si vede bene, ma questo serviva soltanto per dirvi che abbiamo un sito web dove tutto è molto trasparente, ci sono i nostri servizi, ci sono le persone che ci lavorano dentro non solo, ma anche tutta una parte documentale dove potete trovare veramente tutto ciò che facciamo, ovviamente anche la parte riguardante la qualità e quindi tutti i requisiti per l'accreditamento eccetera, quindi vi invito a visitare il sito. Giusto due parole su dei numeri. Questo è il bilancio consuntivo che abbiamo presentato per il rinnovo dell'accreditamento. Questo è quello è l'ultimo che abbiamo fatto, quello del 2014. Diciamo come disponibilità globale alla fine del 2014 avevamo 728.000 euro, di cui praticamente la metà venivano da commesse di tipo commerciale, tra cui ovviamente la principale è quella con l'azienda Policlinico. Per quanto riguarda il 2015, queste sono le previsioni di incassi che prevediamo per il 2015. Per quanto riguarda la ricerca, sono veramente molto orgoglioso in realtà di mostrarvi questi dati. Il nostro centro non è un centro così numeroso come quelli che sono stati descritti dagli oratori che mi hanno preceduto. Nonostante questo, negli ultimi 5 anni abbiamo pubblicato 91 paper con un impact factor totale di quasi 800 di impact factor e un impact factor medio, come diceva Michele, molto vicino a 9, quindi veramente sono molto orgoglioso di mostrarvi questi dati. Ultima slide riguarda ovviamente il PORFESR. Ci lavoriamo da tantissimo. Noi presenteremo questo è il progetto su cui abbiamo finora lavorato, ma ovviamente siamo apertissimi a collaborare con chiunque voglia collaborare con noi. È un progetto che si inserisce nella tematica dell'industria della salute e del benessere e in particolare come traiettoria del Smart Specialization Strategy nella diagnosi precoce in medicina rigenerativa. È un progetto che presenteremo due laboratori accreditati, il nostro e ovviamente quello di Michele, quindi di medicina rigenerativa, come imprese collaboreremo con Chiesi Farmaceutici che ovviamente ha già molto collaborato con lo sviluppo della medicina rigenerativa, e quello che faremo è proporre lo sviluppo di una piattaforma omica di diagnosi molecolare per lo studio dell'epidermolisi bollosa, per portare allo sviluppo di lembi di epidermide geneticamente corretti per la cura di questa malattia. Siamo già a un TRL 3, ho finito, a un TRL 3 per la parte genomica, perché abbiamo già la proof of concept che il sistema diagnostico funziona, abbiamo già pubblicato, e ovviamente per la parte invece di medicina rigenerativa avremo addirittura un TRL di partenza ancora superiore. E vi ringrazio. Per concludere. Grazie, ho finito. Va bene. Grazie Enrico, ci sono chiarimenti?
Allora ti puoi accomodare, mi pare che sia rientrato. C'è una manassata, dov'è? Ah, ecco, prego. Stanford, da Monica Nicolau, perché ci sono in Ateneo competenze, è una tecnica matematica applicata, ci sono in Ateneo competenze matematiche su questo, quindi se vi interessa al DISMI ci sono competenze. Grazie. Di topological data analysis, non però dove ci sono le competenze matematiche, ma non è stato mai fatto da noi applicazioni alla genomica, però esistono a Stanford o ad altre parti. Grazie. Applicazioni alla genomica. Grazie mille, ci teniamo in contatto. Perfetto, grazie. Bene, abbiamo realizzato un collegamento, in atteso. Allora, professor Tarantino, centro interdipartimentale, nome esatto, per i servizi nel settore delle costruzioni del territorio, CRICT. Allora, farò presto perché il CRICT, Centro Interdipartimentale per le Costruzioni e il Territorio, è l'ultimo nato tra i centri interdipartimentali e quindi siamo ancora in fase di accreditamento, anzi sono arrivato un po' tardi questa mattina perché avevo la visita dell'esperto della Regione per il pre-audit. Però nonostante questo, avendo fatto domanda già, siamo in grado di poter partecipare ai POR FAIRS e quindi anche di conseguire l'accreditamento in seguito. Allora, CRICT nasce un po' dall'esigenza che il territorio ha di ricostruire, di prevenire e di fare protezione nei riguardi del rischio sismico, ma anche del rischio alluvione, idrogeologico e via di seguito. Quindi siamo un gruppo di docenti che si sono fatte esperienza direttamente sul campo dopo il terremoto del maggio 2012. E abbiamo così sperimentato tutta una serie di tecnologie, di nuovi materiali per appunto l'adeguamento sismico delle strutture e delle infrastrutture. Quindi il settore dell'edilizia in genere è un settore a forte innovazione, diversamente da quanto si può pensare. Arrivano giornalmente, direi, nuovi materiali che vanno testati, che vanno studiati, nuove tecnologie e via di seguito. Quindi l'obiettivo è quello di dare supporto alla ricostruzione del nostro territorio che è già in svolgimento, sono già 3 anni, si prevedono almeno altri 3 anni di intenso attività, dopodiché si passerà a una fase più intermedia e avremo un ciclo di circa 10 anni. Comunque, in previsione anche di questo e di non farci cogliere in futuro così sprovvisti dagli eventi, dai terremoti e in genere dagli eventi calamitosi, occorre lavorare sulla prevenzione e sulla protezione. Quindi il centro studierà proprio questi argomenti, sia per quanto riguarda la sismica che l'alluvione e lo smottamento anche dei suoli, il rischio idrogeologico e in genere si lavorerà sul miglioramento della qualità dell'ambiente. Il centro è composto da 2 dipartimenti, dal DIEF, quindi dal nostro Dipartimento di Ingegneria di Modena, e dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Conta 77 docenti e ricercatori che si sono impegnati durante la fase del terremoto. Quindi, come dicevo, parteciperemo, anche se siamo solo in fase di accreditamento al POR, e svilupperemo progetti che riguardano sia i nuovi materiali da costruzione sia le tecnologie per rendere sismo resistenti le strutture, non tanto quelle nuove dove lì le conoscenze sono più avanti, e si riesce facilmente a costruire con il nuovo strutture sismo resistenti, ma per quanto riguarda l'esistente, quindi edifici storici, muratura, beni culturali e via di seguito. Lì lavoreremo maggiormente per migliorare un po' la qualità del nostro territorio. Raccolgo l'invito della professoressa Bianca, perché lavoreremo su argomenti simili, anche noi siamo della piattaforma costruzioni ovviamente.
Sono stato breve, ma di più non posso dire perché la breve ancora... ma sintetico. Naturalmente, alla luce di quello che hai detto, speriamo che non dobbiate lavorare troppo, perché speriamo in condizioni ambientali favorevoli, anche se di materiale ne avete da elaborare, viste le conseguenze del terremoto ultimo. Ci sono domande? Prego. Grazie, ho chiesto la parola non tanto per fare una domanda, ma per le questioni di creare dei collegamenti, se può essere interessante. E mi presento perché forse non tutti mi conoscono, qualcuno sì, sono Maria Laura Mantovani, lavoro all'università da 25 anni e però gli ultimi 7 anni sono in distaccamento presso il consortium GAR, che forse pochi conoscono, e se non per qualcuno che lavora con le reti o nell'informatica. E praticamente il consortium GAR è l'ente che in Italia, partecipato dalle università italiane, quindi anche Modena è proprietaria, finanziato dal MIUR, finanziato dal MIUR, l'ENEA, il CNR e l'INFN sono gli altri soci fondatori del GAR, quindi è la rete italiana per la ricerca, okay? È proprio orientato alla ricerca. E quello che appunto il GAR negli ultimi anni sta tentando di fare è arrivare ai ricercatori finali per offrire i servizi di connettività, ma non solo. Ultimamente GAR è impegnato anche, cioè è partner in moltissimi progetti a livello sia europeo sia nei PON FESR, e quindi a livello, diciamo, di interconnessione, mobilità dei dati, storage dei dati, accesso ai dati anche grezzi della ricerca su tutte le discipline, quindi a partire non soltanto dalle classiche della fisica ma anche biologia, biomedicale, fino ad arrivare ai beni culturali e anche alla musica, il GAR tuttora è partner in tantissimi progetti, è già partner in progetti H2020 che sono già partiti, e quindi se c'è, diciamo, la necessità di dare un appoggio, un contributo, un aiuto a quello che può essere la necessità di, appunto, di collegamenti di rete e di dati e di accesso a questi dati, siamo sempre a disposizione della ricerca per questo. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Mantovani per il contributo e per la testimonianza. Ci sono chiarimenti sulla rete GAR? Allora, grazie anche al professor Tarantino. Direi che abbiamo esaurito con questo la presentazione dei centri interdipartimentali.